Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction, l'unico canale dove compaio in vestiti diversi da un costume da bagno, una barba finta e degli occhiali da sole fucsia. Oggi siamo qui per goderci la gioia e l'emozione di tornare su Reddit dopo un po'. E oggi torniamo sul subreddit che tante gioie ci dona. Cosa potrebbe andare storto? Alla fine ho solo provato a mettere una mano dentro i fili del tram. Cosa potrebbe andare storto? Lo scopriremo insieme. Prima di partire, mi raccomando, tre cose facili. Uno, iscrivetevi, mettete like, eccetera, perché questo canale è tipo l'unico motivo per il quale io sono ancora sui social ormai. Seconda cosa, passate da Twitch, perché io su Twitch ho ricominciato le live da solo, o le sto ricominciando, non so esattamente quando uscirà questo video, però dall'8 di gennaio live su Bertra, il Bertra, Bertra TV, non lo so, ditemi qual è il nome che vi ispira di più, perché Bertra me l'hanno inculato, sappiate, non posso chiamarmi Bertra. Dove faremo tante reaction insieme, quindi passate da Twitch, datemi il vostro Prime, datemi i vostri reni, per favore, ne ho bisogno. E infine passate da Bertra, il canale principale, perché carico tanti bei video molto belli, molto sensuali e mi farebbe piacere se li vedeste. Ma ora partiamo, perché ehi, cosa potrebbe andare storto a fare un intero video su cose che potrebbero andare storte? Tipo questo qua che sta aprendo un po' questo mobile. Oh, posso dire? Almeno non ha beccato l'auto. Sarebbe stata una giornata veramente più di merda se avesse beccato l'auto. Un po' come la giornata che ho vissuto io quando qualcuno il 24 di dicembre ha deciso di rompermi il vetro dell'auto per entrarci dentro e non rubare nulla. E ora devo spendere tipo 1000 euro. Vabbè, se volete abbonarmi o qui o su Twitch mi fate un favore. Cosa potrebbe andare storto al drive-in? Olè, uno per uno. Pam, pam, pam. Si rompe prima il camion o il capannotto, secondo voi? No, adesso distrugge il capannotto, palese. Niente, niente. Madonna santa, raga, che vita di merda. Ma poi, devo dire, è necessario andare al drive-thru con l'intero camion? Non potevi fermarti nel parcheggio e scendere e fare due passi? Però vabbè, sono americani. La madonna, che disastro. Vabbè, sono americani, ovviamente non ci si può aspettare niente. Però, se ne va. Ha detto basta, ciao ragazzi, sto andando, buona giornata, divertitevi, arrivederci. Ha deciso che non era un suo problema, non gli competeva. Salutoni, care cose, e chi ve se incula. Cos'è? Bella musica. Oh no, oddio. Olè. Oddio. Vabbè, però devi essere scemo forte. Braccio rotto, sorriso felice. Mi chiama braccio rotto male se l'hanno ingessato fino a qua. Si è rotto tipo il gomito. Com'è caduto? Ah sì, è caduto malissimo. Madonna raga, devi essere veramente speciale, posso dirlo. Un capolavoro di arte moderna al posto del cervello. Un Picasso di neuroni che non funzionano. Oh. Auguri. Tanti auguri. Sparati in... Auguri. Pam. Proiettile in fronte. Ma quei cosi lì c'è anche scritto ovunque di non puntarli contro le persone, di farlo in un ambiente sicuro. No, gli spara in bocca. Qualcuno verrà licenziato. Cioè, se notate, l'esplosione è stata così forte che ha bucato un palloncino. Ha anche bucato un palloncino, quindi era veramente una bella tegola. Complimenti. Qualcuno dovrà cercarsi un nuovo lavoro. Di corsa. Oh, c'è la torta con... ah no, non c'è la torta, ci sono solo i cosini che fanno le scintille e... Tanti auguri, cioè buon Natale, quel cazzo che è... Minchia, che apocalisse! Lo portano fuori! Madonna! Che disastro! Madonna! Cioè devi essere un particolarmente scemo, Va che fuoco! È un falò! Bruciano le streghe! Bruciano le streghe! Auguri di buon Natale, auguri di buon Natale, auguri di buon Natale e un felice falò. Che disastro! Pensate a tutte le palline da buttate, poverine. Io sono un po' triste per le palline, sarò onesto. Posso dire, bambini, quando usate le robe con le scintilline, magari non fatelo di fianco a una roba di plastica che prende fuoco istantaneamente. Ma voi sono io, eh. Oh, watermelon. Perché è così molle questo watermelon? Ma che cazzo? Che schifo. Cos'era? Lo sbocco melone. Lo water sboccone. Ma perché era così? Era stato tutto marcio. Che sbocco. Oh, è il momento dei fuochi d'artificio. Tra poco è Capodanno. Mi raccomando. Vabbè, sarà dopo Capodanno questo video. Ma no, vabbè, non ci credo. Ma è una battuta.
Ma? Fra, questo è andato a tanto così da perdere tutte le dita. E lui ride. Ah, quando andavo alle superiori, c'era uno che conoscevo che aveva uno che davanti a casa sua, un ragazzino, aveva fatto tipo un petardo di quelli improvvisati, tipo una bomba carta in realtà. Gli era esplosa completamente la mano. Questo per dire che a Capodanno non fate i botti, vi prego. Cioè, ormai è una roba così 2000, così cringina fare i botti, Dio santo. Fate, non so, ubriacatevi come fanno tutti invece di... la roba scoppia! Pam! Dai, che palle. Dio santo. Qui sta facendo CPR da... Ma che cazzo? Che paura! Gli si è staccata la faccia! Ma me lo sogno la notte questo! È terribile! Madonna, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto minimamente. Ok, uno che fa il tamarro in moto di fianco a un... Madonna. Madonna, l'ho visto morto. Madonna, l'ho visto morto. Si è fatto malissimo, ma l'ho visto proprio defunto e basta. Poi, ovviamente, ragazzi, quando andate in moto, magliettina, pantaloni, scarpe da ginnastica e neanche i guanti. Secondo me è un po' parte della selezione naturale questo. Madonna. Allora, devo dire che in realtà, boh, mi sembra strano perché non è così sottile sto ghiaccio. Si vede che è bello spesso. E qui c'è proprio un buco, è diverso. Madonna. Ecco, questo è... Ho fatto il frame perfetto, ragazzi. Con le braccine dietro, le gambe girate, tutto steso. Madonna, questo si sarà rotto ogni costa che ha in corpo. Ogni singolo ossicino da qui a sotto è disintegrato. Che male. Oh, uno che salta su un banco a scuola. Au, madonna. Certo che ai superiori si fanno delle cazzate per sembrare fighi, notevoli. Lo rifarei anche adesso che ho 26 anni. Sicuro, se vedo qualcosa di alto ci provo a saltare sopra. Ma per questo è perché sono una scimmia, probabilmente. Però, Dio santo, aia, che dolor. Que dolor, come dicono gli spagnoli. Un gattino! Vuole metterlo in prigione. Oh, oh, gatto incazzatissimo. Gatto incazzatissimo. Gatto giga incazzatissimo. Ehi, pizza in bocca. Madonna, quanto arrabbiato sto micio. Ha tirato un ceffone. Poverino il gatto, ha tanta paura. Ha paurissimo. Ma il bibu. Oh, vedi che dall'altro si fa prendere. Povero micio. Si è cagato addosso malissimo. Oh. Ok, c'è un... Oh, qualcuno ha messo una gomma ancora gonfia nel camion ed è esplosa e ha distrutto il vetro di un'auto. E da persona che sta cercando di cambiare un vetro dell'auto vi assicuro che costano molto più del dovuto. Quindi ottima giornata anche qui. Cazzo, un sacco di giornatone della Madonna comunque. Gente che va sul... Cos'è? Un risciò tipo in giro. Caraio! Bello, questo è Brasile, notevole, mi è piaciuto. Non so perché uno dovrebbe andare in giro con quel coso con le lucine, però dai, fatelo di nuovo, fate altri video perché voglio vederli. Oddio, qua dicono, il titolo dice che hanno lasciato la casa aperta mentre sono andati via per un bel po'. Madonna, che schifo! No, è l'apocalisse! Ma che schifo, ma che cazzo è successo? C'è fatta... Sì, vabbè, ma in sta casa non entra nessuno da 2 anni almeno. Ma che cazzo, è disgustoso, solo piccioni, guarda quanti, con la fanghetta per terra, madonna, questa cosa mi ha messo un disagio, raga, dentro, nello spirito, cos'è che può andare storto, questi fanno, si gettano dalle scogliere in mare aperto, anzi nell'oceano, madonna, bellissimo mare, però, wow. Cos'è che succede, mo, scusa? Mi sembra tranquilla la situa, per ora. Onesto. A parte quello scoglio che non mi piace minimamente. Oddio, sono tutti scogli che non mi piacciono minimamente. Oh no. Oddio. Mi dà un'ansia sto vi... Ah no! Madonna, il mulinello! Madonna, le onde! Minchia. Minchia. Questo è pericolosissimo. Madonna, se si stampa su uno scoglio, questo non sale mai più fuori dall'acqua. Loro ridono. Minchia, è ancora lì. È ancora lì che... No, zio, questo è pericolosissimo.
e loro lo filmano, non chiamano aiuto, non cercano di salvargli la vita. Ridono, fanno ah, funny. Cristo Dio. Che paura. Che terrore, che... Ah! Gigantesco sbatte. Enorme sbatte. No, niente, mi dà ansia, voglio vedere solo se esce, ma... Ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. È traumatizzato a vita, non si butterà mai più in acqua, però... brutto. Proprio pericoloso. Cosa potrebbe andare storto colpendo un'auto della polizia con un trattore? Oddio. Oddio, oppala! Madonna. Gnom, Flippy Boy. Che si è compresso il trattore, è diventato bassissimo di colpo. Madonna, disastro. E il tipo viene arrestato. Vorrei capire come si è arrivati a un inseguimento tra auto della polizia e trattore. Cioè, onestamente sarei curioso di sapere la fisica dietro questo, però non dico niente. Bambino che prende e diventa un bagaglio da stiva. Ciao raga, salutoni. Nessuno che se ne accorge. Minchia, ma dove sta finendo? Minchia, le backrooms sono. Lui va, lui è felice in realtà. Cioè sta chillando un botto. È lì che viaggia con le valigie. Let's go. Whee! Let's go ski. Esattamente quello dice. Oddio, dove sta finendo? Lui va, lui sta viaggiando. Oddio, è arrivato. Qualcuno se ne è accorto ed è anche terrorizzato. Guarda, guarda, si sta cagando addosso. Cioè c'ha ragione, anch'io sarei vagamente preoccupato. Ti vedi un bambino che arriva insieme ai trolley delle sciure e dici, ma che cazzo. Insbattissimo. Stava per finire, boh, nei macchinari dei raggi X, che ne so. Madonna. Però da piccolo l'avrei voluto fare. Cioè lo farei tuttora in realtà. Voglio vedere dove portano quei rulli che vanno nell'aereo. Adesso mi dovete scrivere nei commenti se anche voi voleste farlo o no, perché penso che tutti vogliano una volta nella vita. Andiamo con l'ultimo. Cosa ci dona? Cosa può andare storto guidando e usando il tuo telefono? Che cazzo sta facendo quel tipo? Ma... Fra fuori di testa, però il tipo che sta filmando sta guidando anche lui, credo. Palese, se si fa male lui io rido. Eccola, si stampa. Posso dire? Ho riso. Mi piace, questa è la fine del video.